Siete disperati perché non avete voglia di metterci settimane per sbloccare tutti e 60 e passa personaggi di Super Smash Bros. Ultimate? Tranquilli, c'è Ndrept che vi risolve la situazione. Bene, voglioni, in questo video vedremo qual è il metodo più veloce per sbloccare personaggi in Super Smash Bros. Ultimate utilizzando un piccolo glitch. Ci sono tre modi per sbloccare personaggi: uno usando l'arcade mode, uno nella modalità storia World of Light e un'altra con i match singoli in mischia normale. E noi utilizzeremo proprio quest'ultima modalità. Le uniche cose che vi servono per sbloccare questi personaggi velocemente sono un pad tipo un Joy-Con oppure utilizzando un pad del genere. La cosa importante è che abbia un tasto Home per poter ritornare nel menu della Nintendo Switch in modo molto veloce. Andremo a selezionare modalità mischia in controllo normale. Andremo ad utilizzare un set di regole adatto al nostro caso, ovvero a vite settiamo una sola vita, il tempo non è importante, e poi il livello di CPU a livello 1, io l'ho chiamato Enzo. Poi qui sceglieremo uno stage o Omega o Battlefield per adempiere al nostro compito velocemente, perché ora vedrete. Si sa che con questa modalità scegliete un personaggio che sapete usare, perché dovrete affrontare un nuovo challenger e per sbloccarlo dovrete batterlo. Si sa che ogni 10 minuti, dopo aver finito un incontro nella modalità mischia, si andrà ad affrontare un nuovo personaggio per sbloccarlo. Noi quindi andremo a suicidarci per finire velocemente il match. Non è necessario vincere il match per andare a scaturire la sfida per affrontare il nuovo personaggio, quindi ci suicideremo e faremo la cosa più veloce. E c'è Mewtwo da affrontare come nuovo challenger. Andiamo ad affrontarlo e speriamo di batterlo. E muore. Ok, abbiamo sbloccato Mewtwo. Ora c'è un timer di 10 minuti, dobbiamo aspettare 10 minuti per poter sbloccare un nuovo personaggio. Ma per poter resettare questo timer basta uscire col tasto Home e ritornare nel gioco. Aspettare qualche minuto che il gioco si riaccenda, quindi 30 secondi più o meno, e riandare nella modalità mischia. Ritorniamo nella modalità mischia, riprendiamo il nostro set di regole con un solo stock, ci mettiamo uno stage standard più o meno e riprendiamo il nostro personaggio. Ci suicidiamo di nuovo. E arriva un nuovo character, ovvero questa volta Bowser Jr. E mo muore. Ok, perché mi è arrivato sotto. E abbiamo sbloccato un nuovo personaggio in circa 2 minuti. Quindi questa era la guida per sbloccare i personaggi di Super Smash Bros. Ultimate più velocemente possibile. Ed è della versione 1.1.0. Potrebbe essere che la fixeranno, io spero di no. Se questo video vi è stato utile e vi è piaciuto, io vi invito a lasciare un like, condividere il video e soprattutto iscrivetevi al canale se non l'avete fatto. Ci vediamo ad un prossimo video che sarà probabilmente Smash related. E un saluto da Ndreppo e ciao a you!